26 marzo, Chinon. Un conto è un manipolo di soldati allo sbando nelle mani di una ragazzina, un altro è affidare a questa ragazzina il comando dell'esercito di un'intera nazione. L'orgoglio riempì i nostri cuori quando udimmo gli araldi del Delfino dichiarare Giovanna la Pulzella comandante dell'esercito di Francia. Perché potesse assumere l'aspetto di un generale, il Delfino offrì a Giovanna un gran cavallo da battaglia con una splendida corazza bianca. Giovanna mi chiese di cercare un'antica spada sepolta sotto l'altare di una chiesa locale. Sebbene fossi scettico, non solo gli uomini trovarono realmente una lama arrugginita, ma scoprimo anche che la spada era appartenuta a Carlo Magno, l'avo della Francia. Non dubiterò mai più delle sue parole. Sull'Elsa era ancora visibile il giglio e Giovanna lo adottò come suo simbolo e lo fece disegnare sul suo vessillo di guerra. Dovunque vada Giovanna, il vessillo la segue. Verrà con noi a Orléans. La città di Orléans è una delle più belle di Francia, ma è assediata dai nostri nemici, l'Inghilterra e la Borgogna, e sta per capitolare. Questa guerra si è trascinata per 100 anni, con poche vittorie da parte francese. La gente di Orléans ha bisogno di un salvatore. Avranno Giovanna d'Arco. Sono il duca d'Alençon, mia signora. Cavalcherò orgogliosamente al vostro fianco fino a Orléans. In bocca al lupo, Giovanna. Le nostre città hanno bisogno d'aiuto! Gli inglesi stanno arrivando! Questa marmaglia borgognone non ci fermerà. Benvenuta a Blois, Giovanna. L'esercito francese è a vostra disposizione. E ora, ad Orléans! Abbiamo bisogno di ricevere quei rifornimenti, oltre gli inglesi! Libè. Certo. Certo. Oh yeah. Certo. Hey, bûcheron.
È arrivata la pulzella, siamo salvi! Ura! Giovanna d'Arco ti ha portato dei rifornimenti! Ora possiamo chiamare alla donata forze sufficienti a distruggere uno dei castelli inglesi! Il duca d'Alençon è caduto in battaglia! Thank you.
Sì. Chiediamo di trattenervi a Orléans, ma la Francia appartiene alla Bretagna ora. Non dimenticate. Giovanna aveva profetizzato che sarebbe stata ferita a Orléans. Al culmine della battaglia, un colpo di balestra la scalzò da cavallo. Non potevamo credere al fatto che si accaniva contro di noi. Ma mentre portavamo Giovanna via dalla carneficina, la battaglia fu vinta. Orléans era libera. Quando entrammo in città, l'intera popolazione ci acclamò dalle finestre, dai tetti delle case e dalle strade della città. Spararono tutti i colpi rimasti verso il cielo, ormai scuro, e urlarono forte il soprannome di Giovanna, la Pucelle, la Pulcella d'Orléans.